smarrita contro Scatenati si gioca sul campo della futura sala Specora Smarrita, costretta a vincere per provare a passare alla fase finale. La formazione padrona di casa parte forte, trovando il gol del vantaggio con Fabrizio Frau, gol quest'ultimo che purtroppo non siamo in grado di mostrarvi. Il pari della formazione ospite con Siddi, perfettamente imbeccato da Alessandro Sanna, che sarà uno dei protagonisti di questa partita. Nuovo vantaggio della formazione padrona di casa, ancora con Fabrizio Frau che si libera benissimo di Sanna, poi col destro va a incrociare sul primo palo. Avvio di partita pirotecnico, il 2-2 realizzato da Alessandro Sanna, quindi Pecora Smarrita di nuovo in vantaggio col destro in controbalzo di patron Fabio Caramanica. Gli Scatenati ribattono colpo su colpo, c'è il pari di Riccardo Siddi che avete visto poc'anzi con le immagini realizzate dalla nostra Melania. Possiamo andare a vedere quello che succede nel corso dei secondi 25 minuti di gioco. Al primo tentativo la compagine di Alessandro Masla trova il nuovo vantaggio, pezzo di bravura di Alessandro Sanna che si fa tutta la fascia in orizzontale prima di depositare in rete. Da quest'altra parte il nuovo pari della formazione della Pecora Smarrita, realizzato con un super gol da Abis, super gol anche quello di Alessandro Sanna. 5-4 per gli Scatenati, retroguardie già in vacanza, ancora Alessandro Sanna, 6-4, assoluto protagonista di questa serata. L'avevamo detto, la Pecora Smarrita però non ci sta, e allora pezzo di bravura di Mancosu che dal limite la mette in rete anche grazie a una deviazione. Punteggio adesso di 5-6, gara che rimane apertissima, a chiuderla definitivamente è il solito Alessandro Sanna, per lui quinto gol personale. Solo a salvare l'onore serve il secondo gol nel finale realizzato da Mancosu. Finisce così, gli Scatenati espugnano 7-6 la Pecora Smarrita e la eliminano dalla competizione.